Anticipato vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, Buonasera, Luigi Di Maio. Buonasera, buonasera. buonasera e chiedo scusa per il ritardo, Si ma figuri, stava facendo il suo dovere, quindi ci mancherebbe altro. Senta, ci dice come la pensa lei, il Movimento 5 Stelle, su questo punto della immunità e però anche un'opinione più ampia in qualche minuto su come la pensate sullo schema attuale di convergenza dei criteri di composizione del Senato e sulle sue attribuzioni. Ma sulla questione dell'immunità, visto che oggi è al centro del dibattito politico come ieri, secondo me i tempi sono maturi per fare un altro scatto su questo tema, un altro scatto politico in Italia. Lei sa bene che a cavallo tra la Prima e la Seconda Repubblica l'istituto dell'immunità fu un po' calmierato, fu riformato, e infatti si passò dall'impossibilità proprio di indagare all'impossibilità oggi di utilizzare solo le intercettazioni telefoniche e l'arresto, Certo. quello lì. Lo abbiamo Cautelare, ricordato, infatti. se l'avete ricordato. Oggi io credo che alla luce anche degli scandali che stanno in questo momento facendo notizia, come il Mosele, Expo, un sindaco che viene arrestato, il caso genovese deputato del PD, io credo che possiamo andare oltre eliminarlo del tutto, ma le spiego quali sono le ragioni. Io credo che siano fondamentalmente due. Una è una questione di avvicinare sempre di più la politica alle condizioni dei cittadini e quindi politici che abbiano gli stessi diritti e doveri dei cittadini in una fase del paese in cui c'è bisogno ancora di grossi segnali, visto gli scandali che hanno interessato la politica e i colletti bianchi, soprattutto negli ultimi mesi. E due, io me lo chiedevo quando fu fatta la richiesta d'arresto da parte dei magistrati di questo deputato genovese, un arresto cautelare, per carità, la magistratura deve ancora dimostrare se c'è effettivamente colpevolezza o meno, però sono passati 2 mesi dalla richiesta d'arresto alla concessione d'arresto da parte del Parlamento. In quei 2 mesi il Parlamento deve solo valutare il fumus persecutionis, cioè deve valutare se la magistratura sta perseguitando quel deputato, non il merito della richiesta d'arresto. E in quei 2 mesi io mi sono chiesto, ma mettiamo per assurdo che Genovese volesse occultare le prove dei suoi reati, era a piede libero. Perché si chiede l'arresto cautelare? Per evitare l'inquinamento delle prove, per esempio, o la fuga Ho la in un fuga. altro paese, in Libano, per esempio. In quei 2 mesi, Genovese, faccio un esempio perché è l'esempio di cronaca più recente, Certo. poteva fare qualsiasi cosa. Allora noi distorciamo anche uno strumento che è quello che ha la magistratura, l'arresto cautelare per evitare l'inquinamento probatorio e così via, sottoponendolo a delle procedure burocratiche lentissime della Camera che poi, a pensar male, potrebbero essere anche lente per dare l'opportunità a qualcuno di fuggire in Libano o in un altro posto. Quindi su questo io credo che i tempi siano maturi, visto che adesso si sta parlando di riforma del Senato e di là, volendo o nolendo, bisognerà affrontare il tema dell'immunità parlamentare per eliminarlo su tutti e 2 fronti. Allora, Purtroppo c'è un governo, concludo dicendo solo una cosa, purtroppo c'è un governo spaccato al momento perché Cicchitto con il nuovo centrodestra la sostiene, una parte del PD la sostiene, un'altra parte non la sostiene, quindi in questo momento anche su questo tema che secondo me dovrebbe essere di buon senso l'eliminazione c'è un dibattito nel governo. c'è un dibattito, infatti l'abbiamo detto, ma molti dei sostenitori si sono raffreddati, c'è cioè una specie, infatti il presidente Finocchiaro dice mi hanno lasciato col cerino in mano, ce l'ha anche col governo e con il PD in particolare, questo vedremo, intanto adesso ci interrompiamo solo per 60 secondi strada e poi torniamo con il vicepresidente della Camera Di Maio 5 Stelle, con le vostre telefonate, immunità sì, immunità no su questo nuovo Senato, sempre che vi sia chiaro quanti lo compongono e che cosa faccia. Strade. Climatizzatori Samsung Smart Wi-Fi e controlli il clima quando e dove vuoi. Vi presenta Strade in diretta. Sull'autosole 7 chilometri di coda tra Roma Sud e Valmontone verso Napoli per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion e un pulmino. Si transita su 2 corsie e ci sono rallentamenti nella direzione opposta. Sempre sull'autosole, code di 1 chilometro per lavori tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze. Incidente tra camion sul raccordo Bettolle e Perugia e traffico rallentato nella zona di Castiglione del Lago in direzione Bettolle. Siamo adesso sulla 14 Adriatica per un cantiere, 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Si lavora anche sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo. Il traffico è rallentato tra Castellammare del Golfo e Alcamo in direzione di Palermo. Per concludere sul tratto urbano dell'A4, code in entrata a Cormano verso Torino per un veicolo in avaria. È tutto, a più tardi. La
la versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta, 16.50, primi 30 secondi, il tema immunità sì, immunità no, per il nuovo Senato. Inizio a leggere alcuni dei messaggi che ci state mandando, molto numerosi. Nicola ci dice: per quanto mi riguarda l'immunità parlamentare non dovrebbe esistere, allora la voglio anch'io cittadino. Altri, alcuni distinguono se l'indagine riguarda fatti compiuti prima delle elezioni, è giusto farle andare a fondo, ma se riguardano fatti mentre sono in carica no. Questo è Gianni da Milano. La stragrande maggioranza però è allineata alla tesi di quest'altro messaggio: immunità assoluta per la politica ma neanche per idea. Però ce ne sono anche tanti che dicono: attenzione, state sottovalutando la magistratura politicizzata con cui gli ultimi anni ci hanno sempre richiamato poi in molte vicende pubbliche. Direi che allo stato attuale la stragrande maggioranza è per il no all'immunità, però c'è un numero di messaggi superiore a quanto mi sarei atteso, anche critico da questo punto di vista. Allora, prima di tornare a Luigi Di Maio, che ci presenta la Camera 5 Stelle, sentiamo Antonio da Roma. Prego Antonio, per te immunità sì o no? Sì, pronto? Sì. Per me l'istituto dell'immunità messo dai pari costituenti aveva un senso con i politici di allora e avrebbe un senso se effettivamente i politici valutassero solo il fumus persecutionis, se non facessero soltanto difesa corporativa. Così come oggi, in cui è diventata semplicemente una votazione per schieramenti e quindi non obiettiva, non ha più senso l'immunità parlamentare e né ha senso perché l'opinione pubblica non la sopporta. Chiarissima la tua opinione, devo dire che un po' la mia. Antonio da Verona, prego Antonio. Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Volevo dire, guardi, cioè, se non è logica, è ovvio che loro se la fanno, se la dicono, perché non ha senso introdurre questa legge, anzi era già introdotta questa legge. Quindi sanno già di partenza di essere sporchi, di commettere dei reati che a sua volta è... capito, è tanto ovvio, no? Se la mettono, se la dicono, se la fanno, se la dico. Benissimo, anche lei è per il no da questo punto di vista. Lei che pensa, onorevole Di Maio, alla fine la pressione popolare l'avrà vinta oppure no? Ma io credo che comunque va dato merito anche ad alcune testate mediatiche e ad una parte della società in questi giorni di aver alzato questo tema. E credo che sia l'occasione giusta per affrontarlo una volta e per tutte, però senza soluzioni democristiane. Noi veramente dobbiamo ragionare come state ragionando voi: immunità sì, immunità no. Io faccio parte di un movimento che tutte le volte che si è ritrovato un deputato che era magari indagato anche per l'utilizzo, anche per le dichiarazioni fatte, ha sempre rinunciato all'immunità parlamentare, anche per le dichiarazioni che aveva fatto in aula o in sede di conferenza stampa, quindi per le convinzioni politiche che aveva espresso. Detto questo, ci dobbiamo fare solo una domanda: i cittadini italiani hanno un'immunità nei confronti della magistratura? No. Allora, io sono dell'idea che i politici debbano avere le stesse condizioni dei cittadini italiani, punto. Faccio un ragionamento molto semplice, ma a volte la semplicità ci salva da alcune piroette politiche che si sono fatte in questi anni e che poi hanno rafforzato la classe politica facendola diventare una vera e propria casta e sempre più differente dalle condizioni dei cittadini comuni. Io non posso, dal mio inutile, modesto, personale punto di vista, che dire che la penso come lei. Ho cambiato molto idea rispetto a 20 anni fa. E mi fa piacere. Ma no, ma mi sembra che di fatto è un po' difficile argomentare diversamente. Senta, chi sostiene tra i politici, anche tra i nostri ascoltatori che hanno letto una trazione di giornali, coinvolgere un giudice terzo? Io non capirei mai perché dover andare a chiedere opinione ai giudici della Corte Costituzionale su una richiesta di arresto o di intercettazione per un parlamentare. Però c'è chi l'ha sostenuto, lei che dice? Ma guardi, io credo una cosa, che non esiste una persona terza in questo paese. Magari esistono organi costituzionali divisi per competenze, che hanno delle loro dinamiche, ma io faccio sempre lo stesso discorso. Se un cittadino viene indagato e viene intercettato telefonicamente, ha la possibilità di chiedere alla Corte Costituzionale se si può usare in sede processuale quell'intercettazione o no? No, e allora...
Allora, di cosa stiamo parlando? Se viene emessa una richiesta d'arresto cautelare per un cittadino, i carabinieri giustamente sono sotto casa dopo un'ora, dopo un paio d'ore. Sì. Quindi noi di questo stiamo parlando. Io devo dire la verità. Poi guardi, Giannino, io le dico questo. Se fossimo in un paese in cui c'è un rapporto di fiducia tra i cittadini e i politici, allora questo problema non si solleverebbe. Ma alla luce di tutto quello che è successo negli ultimi tempi e di quello che è successo alla fine della Prima Repubblica, sì, e la Seconda Repubblica non è che abbia imparato. Imparato dalla prima. Nel senso buono. Beh, dopo tutto quello che sta succedendo, io credo che dobbiamo evitare che i privilegi aumentino o che si consolidino. E l'annullamento dell'immunità parlamentare è un primo passaggio, ma è veramente un segnale di fiducia che noi politici in generale possiamo dare al Paese. Benissimo, sentiremo ancora nei prossimi giorni. Intanto grazie, onorevole Di Maio, e continuate con Radio 24. Appuntamento con me a domani.